for strong. The rich and the poor. The world is so wrong. And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones. Black stars. Iniziare con un brano musicale che si sposa benissimo con questa tematica, visto che si parla di rapporto tra padre e figlio. Io per il mio gruppo ho scritto un brano che l'ho dedicato a mia figlia, in cui vengono passati in rassegna tutti i momenti belli che un padre può vivere con la propria figlia, momenti che non ritorneranno più. Per esempio poterla sollevare in alto, farla volteggiare, e parlare del sole, chi è il padre del sole, dove va a dormire il sole, insomma tutte delle domande che una bambina ad una certa età fa al proprio padre. Il tempo passa e di queste cose poi non ce ne sarà più bisogno, i figli crescono, non avranno più bisogno della nostra mano, del nostro sostegno. E stasera vi faremo ascoltare un inedito, Piccola Fata. Colloquio, anzi con l'autore.
le associazioni Parallelo 38 e Nuova Aracne per l'occasione si sono messe insieme, non soltanto per unire le forze, ma anche per fare comunione culturale per la nostra città, e si sono unite insieme per presentare il libro del nostro autore, di Graziano Versace. Permettetemi, prima di iniziare, un ringraziamento, un saluto al maestro Andrea Nania e a Domenico Barreca, che hanno aperto con questo inedito la nostra serata, e poi continueranno anche ad allietarci con un reading musicale e altri pezzi inediti del loro bellissimo repertorio, il repertorio dei Nampano, un'altra realtà culturale e musicale della nostra città, che ringraziamo ancora per la disponibilità. Vi dicevo, siamo qui questa sera per presentare, colloquiare con un autore e presentare un libro che è L'Angelo Spezzato, più o meno avete visto anche i manifesti. Un'opera che di per sé si potrebbe presentare come una favola, in realtà a mio avviso è un racconto di Natale, ma di Natale più che Natale è un racconto in tempo di Natale, perché per chi avrà il piacere poi di leggere questo libricino, che si presenta così come un libricino, e approfitto per ringraziare anche le edizioni Paoline, in maniera particolare la libreria per Giorgio Frassati di Francesco Scarcella, che è il nostro partner economico-commerciale per questa iniziativa, chi vuole poi alla fine si potrà avvicinare. Nei ringraziamenti approfitto già subito per ringraziare le cantine Esposito, o l'edificio Esposito, perché alla fine di questa serata, un po' fredda, ecco, rimanendo un po' nelle tradizioni locali, ci sarà un assaggio proprio di vino con qualche biscotto offerto dai nostri pasticceri locali, con un assaggio anche di olio e pane offerto dal panificio Brancati di Taurianova. Quindi grazie un po' a tutti questi nostri partner commerciali che fanno di questi eventi veramente speciali. Iniziamo le nostre serate, la nostra serata con la presentazione della professoressa Lucia Ferrara. Sarà, diciamo, il primo intervento di questa sera. Verrà introdotta con la lettura di un brano, sempre la voce di Domenico Barreca, e al pianoforte il maestro Andrea Nania. Video a cura di Dario Romeo. Il maltempo non se ne andava. Matteo guardava l'acqua che scorreva nella viuzza, dai canali di scolo fino alla strada, e si chiedeva a cosa potesse servire tutta quella pioggia. Sua madre Alba era in cucina. Quella sera avrebbe mangiato cicorie e patate e pane di San Martino. Lui a volte tagliava delle lunghe fette e le condiva con l'olio che gli aveva regalato Mastro Giacomino. Un bottiglione di 2 litri col tappo di plastica, che era difficile da tirare via. Matteo ce la faceva, ci metteva tutta la sua forza. Il bottiglione si apriva, riempiendo la stanza dell'odore d'olio nuovo. Le luci della strada, gli alberi che dormivano, gli insetti che riposavano, anche le case che si addormentavano, c'era una magia fuori, ma per trovarla bisognava imparare a cercare l'erba, a pulire le scale, a raccogliere olive e a vendemmiare. Matteo aveva continuato ad andare a scuola, ma ogni tanto partiva con sua madre per aiutarlo. Per fortuna il lavoro non mancava, anche se i soldi non bastavano mai. Quella sera Matteo si addormentò guardando l'angelo, e si ripeteva spesso la sua storia. Era un regalo di sua nonna a sua madre, e lui ne era ormai il custode. L'angelo li avrebbe protetti, e un giorno li avrebbe salvati dalla loro miseria. Sono bastate queste poche righe lette in modo meraviglioso dal nostro Domenico Barreca
e accompagnato in modo altrettanto dolce dal nostro socio carissimo Andrea, per poter creare l'atmosfera di magia che questo libro crea, un'atmosfera di magia che vede al centro un ragazzo, Matteo, il quale vive una storia che lo porta dal chiuso di una vita domestica gravata da tanti problemi economici dopo la morte del padre, e nella quale vita aveva un posto centrale questo angelo di gesso che rappresentava un punto di forza della famiglia. Questo mondo che vede al centro un ragazzo lo vede poi proiettarsi, senza che lui nemmeno se ne accorga, in un mondo ben più vasto, che sigla il suo passaggio dall'infanzia adolescenza ad un'adolescenza più matura. Grazie alla nostra professoressa Lucia Ferrara, che è anche la presidente dell'associazione Nuova Aracne, che è riuscita a presentarci quest'opera letteraria, non soltanto un po' dal punto di vista estetico letterario, ma anche dal punto di vista contenutistico, facendoci entrare all'interno di questa storia. La nostra professoressa Ferrara già, diciamo, dalle sue parole, ci presentava un po' anche l'autore. Graziano Versace, molti di noi lo conoscono, molti di noi conoscono i suoi familiari, perché Graziano Versace, pur essendo nato in Australia, ha vissuto un po' la sua adolescenza, la sua gioventù, la sua giovinezza qui a Taurianova. E le sue opere riprendono il nostro territorio, i nostri spazi. Ha avuto anche, diciamo, la capacità di trasformare i nostri luoghi in opere letterarie. Quindi questo è un altro merito che noi diamo a Graziano Versace, e lo ringraziamo anche per questo. Graziano Versace, che poi ha studiato fuori, è andato a Messina per fare gli studi universitari, è andato a Roma all'Istituto di Psicologia Umanistica, tant'è che lui ha esercitato anche la professione di psicoterapeuta per poi ritornare in Calabria e poi in Sicilia, dove ora Sant'Agata di Militello vive e insegna presso un centro territoriale permanente, insegna materie letterarie. L'ha anche fatto famiglia, con noi stasera c'è la moglie e il figlio che salutiamo e ringraziamo anche per essere qui presenti.